spettatori di Fano TV, come potete vedere da queste immagini, mi trovo lungo corso Matteotti perché oggi vogliamo farvi conoscere tutte le novità dell'edizione 2019 di In Giro per Fan Around Fano, la passeggiata degustativa nelle vie del centro storico che torna venerdì 9 agosto. E questo evento è amato tantissimo da giovani, meno giovani, fanesi e turisti. Perché? Perché è proprio un mix perfetto tra cultura, enogastronomia e intrattenimento. Gino, In Giro per Fan torna nelle vie del centro storico di Fano. Questa che edizione è intanto? Ottava edizione, stiamo crescendo naturalmente coi numeri, vuol dire che la manifestazione piace alla città. Il periodo ci dà questa opportunità, siamo in piena ferie, agosto, tanti turisti che approfittano, che ci chiamano da fuori regione, e questa è la più grande soddisfazione. Un amico ieri da Lodi è vicino Milano, perciò naturalmente quando sento dire queste cose mi si rallegra il cuore, perché naturalmente è il turismo che ci interessa, naturalmente In Giro per Fan proprio deve essere la chicca di questa Proloco che si è inventata 8 anni fa naturalmente, attraverso l'amico Tonelli Daniele, che la prima edizione la fece lui, poi noi l'abbiamo preso in mano e siamo cresciuti notevolmente. Ci troviamo in piazza 20 settembre non a caso, ma per un motivo ben preciso. Sì, certamente questo è il punto di partenza, naturalmente, dove con il biglietto acquistato in prevendita, mi auguro che la gente lo acquisti in prevendita perché il rischio è che poi non ce ne sono più, naturalmente, dove uno ritira il kit di partenza con la cartina dove sono ubicati i vari punti e con il bicchiere, la pettolina naturalmente, dove uno solo con quello può andare a bere naturalmente. E qua poi si finirà, quindi la partenza e la fine. Sì, naturalmente qua si finisce con il caffè e poi il grande concerto che chiude la manifestazione. Naturalmente prima parlavo di bicchiere, le cantine, devo ricordare le cantine che partecipano, perché ogni punto degustazione ci sarà una cantina. Noi abbiamo la cantina di Bruscia, la cantina di Terra Cruda, Guerrieri, Lucarelli, Tomassini, di Sante, e la cantina quest'anno, una cantina nuova, che è quella di Paolo e di Claudio Morelli, praticamente 8 cantine del territorio naturalmente, dove è possibile assaggiare in ogni punto una cantina, con un punto che sarà qui sul corso davanti alla chiesa di San Tommaso naturalmente, dove i sommelier faranno assaggiare le prelibatezze di vini di ogni cantina, cioè vini di categoria superiore, dove lì c'è un assaggio di tutte le cantine messe insieme. Quanti e quali sono i punti degustativi? Allora, i punti degustativi sono 8 praticamente. Vedremo Piazza Miani, Giardini Leopardi, naturalmente Piazza Miani con Preci con i suoi formaggi, Giardini Leopardi con il crostolo di Urbania. Poi abbiamo Piazza Marconi, e qui interviene un'altra Proloco. Dopo la Proloco d'Urbania avremo la Proloco di San Costanzo, con naturalmente la sua polenta, non può mancare. Poi andiamo su via Cavour, che praticamente avremo lo spiedino alla salsiccia organizzato dalla Proloco di Fano. Poi in via Garibaldi abbiamo un'altra prelibatezza, che sono la Proloco di Acqualagna con le sue tagliatelle al tartufo naturalmente. Poi per scendere qua sul corso con i vini dei sommelier, poi per chiudere, prima di venire in piazza, Santa Maria Nuova con la Proloco di Montelabate con la loro pesca, la loro chicca. Ognuna di queste Proloco praticamente porta il suo territorio naturalmente, perché noi diciamo sempre che Fano è città bellissima, però abbiamo un entroterra da valorizzare, e questo è il modo migliore, attraverso l'UMPLI, attraverso le Proloco, che sono delle associazioni di volontariato che secondo me sono importantissime sul territorio. Vedi Fano, ma vedi, dobbiamo pensare che la provincia di Pesaro, no, naturalmente, che non so quanti sono i comuni, so solo che le Proloco sono 65 Proloco, dislocate su tutto un territorio molto, molto montane, ma praticamente anche dietro il mare, perché anche quest'anno era l'anno scorso un Proloco di Marotta, che era una città che non,
la città, un paese naturalmente, Marotta è nel comune di Mondolfo, oltre Mondolfo ha una Proloco a Mondolfo e una Proloco a Marotta, perciò un territorio coperto a 360 gradi dalle Proloco che danno la loro importanza e in questo caso ci danno il loro aiuto, perché una manifestazione di questo tipo è difficile gestire, se non trovare 250 persone che gestiscono questa manifestazione si può fare solo attraverso il volontariato, attraverso le Proloco. Ecco, il percorso quindi è stato leggermente modificato e come lo scorso anno non è stato numerato, quindi ognuno può girare liberamente? Naturalmente questo l'abbiamo fatto per evitare delle file, perché prima davamo dei numeri, uno antipasto, due primo, e praticamente si creava un serpentone con tante file. Per ovviare a questo abbiamo pensato di dare delle scelte, naturalmente uno può partire andando a mangiare non i formaggi ma andando a mangiare la polenta oppure andando a mangiare le tagliatelle, praticamente così abbiamo visto che riusciamo a diminuire le code, perché naturalmente voi pensate che le code sono la cosa un po' più che dà fastidio naturalmente, perciò a un certo punto ci siamo spostati nella zona sud, naturalmente non abbiamo il Pincio, non abbiamo l'Arco d'Augusto quest'anno, la zona che noi chiamiamo un po' più a nord naturalmente, proprio volutamente per dare un senso, perché naturalmente per non ripeterci quello che abbiamo fatto l'anno prima. Assessore, il comune di Fano dà il patrocinio a questo evento, fra l'altro lei lo conosce perfettamente. Ma sì, innanzitutto mi ha visto proprio coinvolto fino all'anno scorso, una manifestazione veramente stupenda che è stata creata anni fa, che veramente rivaluta appieno le tradizioni e le caratteristiche del nostro territorio, quindi un legame con tante associazioni del territorio, quindi con un'enogastronomia che è molto tradizionale, un legame con la città di Fano che per questa serata si apre e rende insomma visibile tutte le proprie bellezze. Infatti in questo momento siamo proprio davanti a una delle sculture più belle che abbiamo inaugurato da poco e che sarà completamente visibile quella sera, quindi una città veramente che si apre al pubblico e tanti spettacoli artistici, quindi una serata dove ci sarà veramente da divertirci ma da conoscere le tradizioni della nostra città. Ultimamente erano veramente tanti i turisti che da ogni città vengono, arrivano, fanno richiesta di questi biglietti perché e che alla fine non si trovano neanche più, segno che toccare queste tradizioni piace, è una serata dove si può vivere appieno la città di Fano. E siamo di fronte alla Fontana di Vangi, inaugurata di recente. Gino, qua ci sarà un altro punto. Sì, questo ci sarà un punto di enogastronomia. Qui avremo degli assaggi di formaggi, formaggi di Preci. Preci è un paesino vicino Norcia, no? Terremotato. Noi abbiamo sposato quella macelleria di Preci e qui avremo l'amico Roberto di Preci che ci porterà dei formaggi, degli assaggi di formaggi con miele, miele di Monbaroccio praticamente, ecco, il territorio, perché noi sposiamo sempre in ogni punto, cerchiamo di sposare un territorio. Qui sposiamo Preci, anche se non è nelle Marche, Preci è proprio sui confini delle Marche, e Monbaroccio con il miele, perché naturalmente ecco, i formaggi vanno assaggiati anche con il miele. Quindi anche della solidarietà in giro per Fano. Sì, noi Preci oramai diciamo che la Proloco, la Treponti insieme abbiamo in qualche modo cercato, perché delle volte si mira a un modo diverso, no? Nel senso, perché quando si fa la raccolta fondi poi tra i comuni la burocrazia non ha limiti. Qui noi abbiamo sposato una cosa, una famiglia, un modo diverso, una macelleria. Naturalmente loro che sono 3 anni che soffrono, inutile dire, l'evento che non si augura mai a nessuno naturalmente. Noi lo abbiamo ospitato a Fano dei Cesari, l'abbiamo ospitato alla Cresciamatta, lo ospitiamo in questa settimana qui a In Gir per Fan e poi per concludere sabato e domenica a Ripalta lo portiamo anche a Ripalta, perciò nel nostro territorio, perché la grandezza di questa città è unirla a un territorio spettacolare che è l'entroterra e noi come Proloco proprio in questo evento cerchiamo di coinvolgere sempre di più Proloco del territorio, Proloco dell'entroterra in questo caso. E come
vedete, noi siamo alla Corte Malatestiana, ma proprio qua a fianco abbiamo un altro punto degustativo. Esattamente, perché naturalmente il posto è gradevole, naturalmente qui all'esterno Giardini Leopardi ci sarà la proloco di Urbania, naturalmente con loro prelibatezza che è il crostolo, crostolo con prosciutto, perciò questi in questo circuito naturalmente qui si può assaporare il crostolo di Urbania, perciò naturalmente di fronte proprio qua sulla porta esterna, diciamo, abbiamo sui Giardini Leopardi la proloco di Urbania che naturalmente ci farà assaggiare la loro prelibatezza che è il crostolo, perché il fatto è che ogni proloco porta la sua chicca naturalmente. Noi come Fano Proloco organizziamo tutto l'evento, però ci siamo attorniati di tante proloco del territorio. Ecco, e Urbania è una conferma, perché così come le altre sono anni che si collabora. Sicuramente sì, sicuramente naturalmente noi dobbiamo sicuramente aumentare, perché l'obiettivo sarà quello in un futuro di portare una proloco ogni punto naturalmente. Oggi ancora non siamo in grado di questo, su 8 punti abbiamo 4 proloco più la nostra naturalmente, però siamo a 5, ne mancano 2-3 che gli anni prossimi cercheremo di arruolare, come diciamo noi, si lavorerà. E una delle caratteristiche di questa manifestazione, assessore, è proprio quella di poter avere la possibilità di visitare i musei, i vari monumenti della città di Fano. Sì, abbiamo visto che questa cosa insomma piace molto, quindi noi come amministrazione abbiamo messo a disposizione tutta una serie di punti, e devo dire non soltanto noi come amministrazione, ma anche da tutte quelle realtà della città che gestiscono appunto questi bellissimi punti, le bellezze della città. E quindi mi viene da dire, in piazza 20 Settembre abbiamo il teatro che sarà completamente aperto e visitabile grazie proprio alla Fondazione Teatro, poi abbiamo Palazzo Bracci Pagani con la mostra Poliarte grazie alla Fondazione Carifano, come abbiamo detto la zona di Giardino Amiani con la stupenda scultura del maestro Giuliano Vangi, e poi abbiamo anche la Pinacoteca di San Domenico, e via via nella città si dipaneranno tutta una serie di aperture veramente belle per far vedere le bellezze della nostra città. Mi viene in mente Santa Maria Nuova, dove abbiamo la predella del Raffaello, abbiamo il Giovanni Santi e il Perugino, quindi diciamo una città che si apre totalmente, rende disponibile le proprie bellezze, e credo che tra le belle degustazioni che ci saranno, visitare queste parti della città sia veramente magnifico. Ovviamente rigorosamente senza cibo, ci saranno dei ragazzi che staranno attenti all'ingresso proprio di questi punti monumentali, che saranno ovviamente possibili aperti a tutti. Aperti e in modo gratuito. Aperti ed in modo gratuito. Ricordiamo una grandissima mostra che c'è in questo momento qui a Fano, che è la mostra di Leonardo e Vitruvio, che sarà disponibile, quindi l'apertura è per tutti, ma in questo caso a pagamento, perché è una mostra che rientra in una serie di 3 mostre, quindi è in collegamento con Fano, Pesaro e Urbino, con una bigliettazione unica. Gino, chi sono per la precisione tutte le varie associazioni, le società che collaborano insieme alle Proloco, e anche poi quali sono i vari punti? Naturalmente partiamo dalla piazza con il rilascio del kit, che è gestito dal Paese dei Balocchi, gli amici del Paese dei Balocchi, poi Giardini Amiani, abbiamo gli amici della cooperativa Tre Ponti, naturalmente con Roberto Di Preci, lì dove ci sarà la degustazione dei formaggi, poi per proseguire Giardini Leopardi, naturalmente dove c'è la proloco di Urbania, con gli amici della società sportiva Sant'Orso, dove avranno il punto di degustazione del prodotto di Urbania, no? Del crostolo di Urbania, e i vini naturalmente. In ogni punto ci saranno dei vini, dove c'è da degustare dei prodotti naturalmente c'è dei vini. Andiamo a Piazza Costanzi con gli amici, la proloco di San Costanzo con la polenta e il circolo Albatros ai vini naturalmente. Poi proseguiamo per Borgo Cavour, dove c'è la proloco di Fano che gestisce lo spiedino e la salsiccia, e gli amici del Vespa Club al vino. Via Garibaldi, la proloco di Acqualagna con le tagliatelle al tartufo e gli amici di Centinarola, Viviamo Centinarola, che gestiranno il tartufo e le tagliatelle insieme a Acqualagna, e i vini naturalmente, la degustazione dei vini. Poi per proseguire proprio qui dove siamo ora,
per il corso Chiesa di San Tommaso con i sommelier, dove qui ci saranno le 7 cantine degustazione prodotto superiore. Per proseguire Santa Maria Nuova con la Proloco di Montelabate con la pesca, naturalmente la loro chicca che è la pesca, per chiudere in piazza al caffè con gli amici di quella del fiume di Tombaccia che naturalmente faranno degustare il caffè. Perciò tante Proloco, ma tante associazioni, tanti volontari che si prestano per questa manifestazione, con l'augurio che poi chi ci guarda dall'altro ci dia una mano. E Paolo Casisa anche quest'anno curerà tutta la parte musicale, perché ci saranno tantissimi artisti che allieteranno la serata. Sì, esatto, sono 5 le postazioni musicali che sono state pensate per allietare le persone che sono in coda a prendere i magnifici cibi e le bevande che ci saranno in giro per fan. Per il secondo anno consecutivo ho pensato di rifare la mini rassegna Women in Music, che è una cosa pensata per mettere in risalto il talento femminile che c'è nella musica a Fano, ma anche nella provincia, anche nei dintorni. E quindi in ogni postazione, sono 5 le postazioni dove ci saranno i punti musicali, ci saranno gruppi, duo, trio o gruppo più numerosi, dove c'è una presenza femminile. Dove saranno dislocati? Guarda, uno è proprio qui dove siamo, la via dei Ciliesi, la bellissima via rimessa a nuovo da poco tempo. E qui ci sarà la Vaga Band, un bellissimo progetto musicale nutrito, sono, se non erro, 8 o 9, in cui ci sono 2 ragazze che cantano, e le 2 ragazze sono Michela Grossi, anche flautista, e Alessia Mosca. Poi qua vicino ci sarà un altro punto in Borgo Cavour, quartiere popolare, e quindi abbiamo pensato di metterci un gruppo, un duo con Licia Rosciglione, bassista cantante e figlia d'arte, poiché suo padre Leonardo Rosciglione è uno degli storici musicisti fanesi, che l'accompagna. Quindi un duo figlia padre, che fanno un repertorio che si chiama Jukebox, lo dice la parola stessa, un repertorio che va dagli anni 60 ad oggi di canzoni, le più belle canzoni italiane internazionali. Poi ai Giardini Leopardi. Gianni Leopardi ci sarà una cantante talentuosa, molto conosciuta da queste parti, si chiama Sara Gambaccini, che fa un repertorio invece soul, jazz, più del genere di musica un po' più ricercato. Passiamo al quarto, se non sbaglio. Esatto, ne mancano 2, c'è Piazza Marconi. In Piazza Marconi ci sarà un trio che propone un genere musicale che è lo swing degli anni, italiano degli anni, dagli anni 30 agli anni 80. Quindi tutte le canzoni che comunque avevano questa caratteristica. Il gruppo si chiama Gli Stralunati e la cantante si chiama Sara Cerioni. Poi Giardini Amiani. Nei Giardini Amiani c'è il Dua Acoustic Waves, la cui cantante si chiama Elisa Goffi, che l'anno scorso ha vinto il primo premio del concorso del Festival Giovani per la Musica organizzato dal Teatro Rossini di Pesaro. Abbiamo cercato di differenziare i generi musicali in modo che le persone che degustano e passeggiano si ritrovano un angolo di bellissima città con una musica diversa dall'angolo precedente, questo è un po' il senso, e contemporaneamente continuiamo a promuovere il talento femminile sperando che questa mini rassegna possa trasformarsi anche eventualmente in qualcosa di più importante, se in futuro ci sarà il desiderio di farlo. Certo. Grazie Paolo per tutti questi aggiornamenti, buon lavoro e buon divertimento anche a tutti gli artisti. E finiamo il nostro tour esattamente in piazza 20 settembre, dove concluderà anche la serata di In Giro per Fan. Esattamente, con un grande spettacolo musicale come è nostra abitudine, naturalmente una manifestazione di questo tipo non può essere che non abbia un importante concerto in piazza. Quest'anno abbiamo abbinato 2 cose con l'amico Franco Malgioglio, che naturalmente lui è di Milano, naturalmente
puntiamo a della musica, perché avevamo un piccolo problema che dalle 9 alle 10 e mezza la piazza era un po' morta, diciamo così, perciò abbiamo abbinato dei cantanti locali dalle 9 alle 10 e mezza. Il poeta, io lo chiamo poeta perché secondo me Battisti era un poeta. Quest'anno parliamo di Lucio Battisti, naturalmente. Prima naturalmente ripercorreremo con dei cantanti locali sempre il Battisti, poi alle 10 e mezza una grande cover che viene da Milano, naturalmente. Che ci fa ricordare Lucio Battisti, naturalmente. Lucio Battisti, grande poeta, grande cantautore, naturalmente. Sì. Perciò, naturalmente, grande spettacolo finale dalle 10 e mezza a mezzanotte e tre quarti qui in piazza 20 settembre. Sì. E le prevendite, Gino, sono già partite? Esattamente, le prevendite sono partite, i punti prevendita, diciamo, sono i soliti, ovvero la nostra sede alla cooperativa Tre Ponti, al Bomber Bar, dove questo ha un'apertura più lunga, diciamo, degli altri, se vogliamo, perché è aperto dal mattino alle 7:30 a mezzanotte, perciò chi è in periferia, naturalmente chi gli è più comodo può andare al Bomber Bar alla cooperativa Tre Ponti, oppure qui in piazza 20 settembre al bar Aurora e all'Ideale, praticamente sono i due punti. Per andare poi in via Cesare Battisti all'ufficio turismo, abbiamo anche Torrette, ai bagni Torrette, proprio lì all'uscita del sottopassaggio, un altro punto vendita per gli amici che sono a sud di Fano, verso Torrette Marotta, perciò questi sono, io li chiamo quattro punti vendita, anche se realmente sono cinque, naturalmente, perciò chi vuole può acquistarsi il biglietto in prevendita. Mi raccomando di acquistarlo, perché il rischio è che poi venerdì sera i biglietti non si trovano più in quella, però naturalmente, se ancora ci sono, qui in piazza, dove ci sarà la partenza, ancora ci sarà una biglietteria aperta, naturalmente. Il numero di informazioni, se volete, è il 348 27 15 070 per qualsiasi informazione, ripeto, 348 27 15 070. Sarà possibile acquistarli anche online? Esattamente, con la Goste, che è naturalmente il nostro punto. Chi vuole acquistare il biglietto lo può acquistare anche online, naturalmente con la ricevuta viene a ritirare comunque il biglietto e il kit, sempre qui in piazza 20 settembre. Anche per chi acquista online, naturalmente il punto di riferimento è piazza 20 settembre. Ripetiamo l'orario della manifestazione, le partenze, naturalmente l'apertura è alle 19:30, ma non è che uno deve essere qui alle 19:30. Dalle 19:30 alle 21:45, quello è un orario che in qualsiasi momento uno può ritirare il kit per fare il suo percorso. Naturalmente alle 24 tutti i punti enogastronomici chiuderanno. Sono doverosi anche i ringraziamenti per tutti coloro che permettono la realizzazione dell'evento. Esattamente, diciamo che l'amministrazione comunale in primis, perché ci dà una grande opportunità con i musei aperti, con la piazza, con tutto il percorso, naturalmente è logico, se non ci fosse questo in giro per Fano non si potrebbe sicuramente svolgere. La Proloco perciò deve ringraziare prima di tutto l'amministrazione di Fano, poi praticamente i nostri sponsor abitué, che sono i Conad, praticamente noi praticamente abbiamo l'assicurazione Unipol Conad, la BCC di Fano, che praticamente sono questi gli sponsor abitué che abbiamo come Proloco, naturalmente, che ci accompagnano in tutti gli eventi dell'anno. Naturalmente la Proloco, come ben vedete, la Proloco di Fano, città importante, Proloco perché no importante, naturalmente è impegnata su tanti fronti e su tanti eventi. Dopo praticamente la Fano dei Cesari abbiamo subito in giro per Fano, naturalmente questa non ci toglie dagli impegni, tanti impegni, tanti volontari. Naturalmente io qua devo cogliere l'occasione per ringraziare le Proloco del territorio che ci sono vicine, perché naturalmente se no non riusciremo a fare questo evento, ma tanti volontari della Proloco di Fano che naturalmente si mettono in gioco un venerdì dalla mattina alle 5 fino al giorno dopo alle 5 per preparare, smontare, rimontare, togliere, per rilasciare la città pulita come la troviamo, perché noi come Proloco ci assumiamo questo onore, onere, onore di lasciare la città come la troviamo prima, perché praticamente non vogliamo dare un segno di una manifestazione. Quest'anno un'altra cosa che volevo citare, naturalmente avremo tutti i prodotti biodegradabili, naturalmente è questa la novità, naturalmente il biglietto anche è cresciuto un po' anche per questo motivo, naturalmente perché cercheremo di limitare completamente la plastica. Un punto era quello che oltre i vini, che sono la nostra chicca naturalmente, ma lì si beve nel bicchierino che ognuno ha,
era quello delle bottigliette di acqua di plastica. Pur non utilizzare la plastica, perché sennò avremmo fatto una gran confusione, l'acqua verrà distribuita nei bicchieri, con bicchieri bio. Naturalmente perciò non si potrà portare, perché era abitudine, uno prendeva la bottiglietta e faceva il percorso. Quest'anno in ogni punto ci sarà un punto dove uno si prende il bicchiere d'acqua, però naturalmente non può portare più via la bottiglia, perché poi non saremo in grado di dividere questi prodotti. Inutile che prendiamo dei prodotti bio e poi ci buttiamo la plastica in mezzo come se non avessimo fatto niente. Ecco, ricordiamo anche il prezzo comunque della manifestazione. Il prezzo del biglietto è di 20 euro naturalmente. 20 euro però si cena, si vanno a visitare i musei, si ascolta della buona musica. Allora, qualcuno può fare l'osservazione e dire l'anno scorso costava 18 euro, però siccome questi prodotti che innovativi naturalmente ancora hanno dei costi un po' troppo elevati, sicuramente scenderanno, perché quando non verrà più utilizzata la plastica sicuramente anche il prezzo dei prodotti bio naturalmente scenderà, però oggi ci troviamo a dei costi che ci hanno indotto ad aumentare il biglietto di 2 euro. Quindi mi raccomando, affrettatevi ad acquistare il biglietto. Venerdì 9 di agosto vi aspettiamo tutti a In Gir per Fan e Around Fano, 8ª edizione. Grazie Simona, grazie a tutti i telespettatori di Fano TV. Naturalmente vi aspettiamo tutti venerdì 9, naturalmente, da in piazza 20 settembre, diciamo in piazza 20 settembre, che è il punto di partenza e il punto di ritorno con il gran concerto finale di Lucio Battisti. Grazie Gino, In Gir per Fan e Around Fano.